Chiara Facchetti è il piercing fai da te comprato su Amazon. Chiara Facchetti è il parrucchiere da 3.500 euro. Insomma, qualsiasi sia la vostra opinione a riguardo, devo ammettere che Chiara è un fottutissimo genio. Ciao, sono Ambra, bentornati o benvenuti sul mio canale. E in realtà questo video lo volevo fare già da un pochino, dopo aver visto il video di Chiara, il famigerato video dove Chiara si reca al salone di Anzio di Federico Fashion Style, che ho capito da persona che non guarda per nulla la televisione essere un parrucchiere che conduce un programma su Real Time, penso di sì, correggetemi nel caso abbia sbagliato, e dal quale Chiara spende per in realtà un risultato che mi piace moltissimo 3.500 euro applicando extension, facendo colore, taglio, eccetera, eccetera. Ho avuto modo di visionare anche i punti di vista delle persone che mi seguono o che seguono altri contesti di chiacchiericcio sulle dinamiche dei vari YouTuber. Ho visto che questo video dove Chiara mostra lo scontrino che attesta che abbia speso 3.550 euro da Federico Fashion Style è stato ampiamente criticato. Chiara è stata accusata di non portare rispetto a chi non porta la pagnotta a casa a fine mese, a chi non si trova in condizioni lavorative dignitose, accusata anche di non portare rispetto all'età giovane dei propri fan, a chi non arriva a fine mese, a chi ha difficoltà a portare il pane a tavola, eccetera, eccetera. Ero molto indecisa se fare o meno questo video. Perché vedo che nonostante io porti contenuti molto tranquilli, dove al massimo mi limito a dire la mia su esperienze personali, sembra quasi io non abbia il diritto di critica e che ogni parola che io dica venga bersagliata sul mio canale. E questo mi fa un po' sorridere perché non ritengo di aver mai attuato dei comportamenti pericolosi o poco rispettosi nei confronti di chi mi segue. Detto questo, ho deciso di far uso di uno dei diritti di tutti noi, ovvero il diritto di critica e di opinione. E ho deciso di parlare di questa questione, quindi i 3.550 euro di Chiara Facchetti spesi da Federico Fashion Style e dall'altra parte tutte le critiche e le accuse, a volte anche molto irrispettose, che Chiara ha ottenuto in conseguenza da questo video. Vi premetto che io non voglio ergermi come l'avvocato di Chiara, proprio lungi da me, è una ragazza che seguo sporadicamente, l'ho avuto modo di conoscere qualche anno fa e noto che sia molto cambiata rispetto al periodo in cui l'ho conosciuta, quindi questo per dirvi che non voglio in alcun modo ergermi a suo avvocato personale perché non ne ha bisogno, anche se potrei chiederle una parcella, se spende 4.000 euro quasi da un parrucchiere, chissà quanto spenderebbe per un avvocato. No, dai, sto scherzando, voglio semplicemente dirvi la mia su questo video e provare a mettere in luce quelli che secondo me sono degli aspetti assolutamente ridicoli su cui molte persone hanno posto delle critiche. Ah, vi premetto che questo non è un pigiama, è una felpa di Zara, l'ho presa un po' oversize forse. Allora, intanto inizierei dicendo che Chiara non è assolutamente stata la prima YouTuber o comunque creatrice di contenuti qua su YouTube che ha fatto un video da Federico Fashion Style. C'è stata anche una ragazza romana che aveva speso 400 euro da Federico, anche sotto il suo video ho visto una marea di critiche. Quindi capirete bene che un conto è andare da Federico come cliente, un conto è andare a provare Federico e farlo attraverso un video che diventa tutti gli effetti un contenuto da portare sul canale, una sorta di video recensione, se così si vuole intendere, del lavoro di un parrucchiere. Un parrucchiere molto particolare perché, come abbiamo tutti visto, ha tariffe gonfiate, quindi molto molto alte, noi sappiamo che è legalissimo, ci sono dei minimi sotto i quali non si può scendere per qualsiasi tipo di lavoro. Però, per quanto riguarda i massimi, non ci sono regole dettate dalla Camera di Commercio e quant'altro. Quindi, cosa significa? Che se un domani io volessi ricostruire le unghie, posso decidere anche di farle pagare, ipotesi a caso, 400 euro a dito. Magari perché sono osservatrice scaltra, che però non sono nessuno, quindi non avrebbe molto senso. Va bene, questo per dirvi che le tariffe sicuramente di Federico Fashion Style sono al di là di tutto, al di là della qualità, della bravura, discutibile o meno dello stesso parrucchiere, sono gonfiate dalla visibilità del momento data appunto allo stesso da questo programma televisivo che io non ho mai visto.
Quando si sceglie quindi di andare da Federico portando con sé la videocamera, si sceglie insomma oggi di seguire il trend del momento, e c'è una buona percentuale che questo video, una volta caricato su YouTube, diventi virale. Il primo punto quindi che mi sentirei di criticare e smontare su tutte le persone che hanno dato della pazza a Chiara perché è andato da Federico Fashion Style ed ha speso 3.500 euro, è che quella, al di là di tutto, non è stata la sua voglia di provare quel parrucchiere, ma è stato un contenuto ben ponderato da postare su YouTube, una sorta di investimento aziendale. E anche in questo caso Chiara ci ha preso perfettamente, perché quel video ha oltre 600.000 visualizzazioni e contiene 10 interruzioni pubblicitarie. Quindi, da addetta ai lavori, vi posso dire che una cifra del genere, stando bassi, li ha già ripagato almeno i tre quarti della spesa che lei ha fatto dal parrucchiere. Quindi capite che è molto diverso andare da Federico e spendere 3.550 euro, invece che comprerei una macchina usata, ok, con telecamera in mano, e fare un video avendo quasi la certezza matematica, soprattutto per un canale grande e seguito come quello di Chiara, di diventare un video virale, quindi di generare delle rendite. Sicuramente Chiara aveva, detta proprio in modo molto molto scurire, il sedere parato. Sapeva che quell'investimento dei 3.550 euro le sarebbero comunque più o meno ritornati, sia in forma di rendite ottenute tramite i passaggi pubblicitari di YouTube, o anche semplicemente è stato un investimento in termini di popolarità, perché sapeva benissimo, e Chiara non è nuova a queste strategie di visibilità, che io posso anche non condividere appieno, anzi che io non condivido appieno, è stata una scusa insomma per far parlare di lei, e c'è riuscita per l'ennesima volta. Tutto il web si è lanciato in videocritica, anch'io in questo momento le sto dando visibilità ulteriore. Questo era per dirvi che è stata una scelta ben conscia la sua, una scelta che sapeva benissimo l'avrebbe portato ogni tipo di critica, che su YouTube si riassume in ulteriore pubblicità, iscrizioni e visualizzazioni aggiunte, di conseguenza soldi. Ecco perché mi viene un po' da sorridere quando vedo addetti ai lavori, cioè ragazzi che caricano i loro contenuti su YouTube, che si scandalizzano tanto su spese folli di questo tipo, perché sono nient'altro che un investimento più o meno fortunato per la visibilità del canale. Che questo comporti forse poco buon gusto, poco rispetto nei confronti di chi non arriva a fine mese, eccetera, eccetera, può essere anche plausibile, però anche in questo caso mi sentirei di smorzare un pochino quest'area pesante che si è creata attorno ai soldi spesi da un parrucchiere di Chiara Facchetti. Voglio dire, io non sono abituata a fare conti in tasca a nessuno, ma si vede benissimo che Chiara ha uno stile di vita molto superiore alle possibilità economiche di tutti noi. Basta seguire i suoi video per vedere che lo shopping di lusso che fa, da Louis Vuitton, Gucci e quant'altro, è indice di una persona che economicamente sta molto molto bene. In funzione di questo ragionamento capirete anche che probabilmente per Chiara Facchetti spendere 3.550 euro da un parrucchiere, anche senza contare il fatto che magari ha già ammortizzato questa spesa grazie alle visualizzazioni del video in questione, è come per me spenderne 200 dal parrucchiere, perché si parla di introiti mensili diversi. Non scordiamoci che Chiara ha avuto uno spazio molto importante nel Sole 24 Ore, giornale italiano leader nel settore economia e finanza, nel quale venivano esposti i suoi guadagni. Poi che lei disse che era un articolo fatto da loro, di loro spontanea volontà, che avrebbe denunciato questa testata per aver dato delle informazioni gonfiate sui suoi reali guadagni, lo trovo un pochino un pretesto per tenere calme le persone. Ecco, questo esempio comunque era per dirvi che ogni persona, in base alle proprie entrate economiche, ha una percezione diversa del denaro. Se io guadagno 800 euro al mese, per me sarà uno sforzo economico enorme anche concedermi il parrucchiere da 70 euro. Io paradossalmente invece avessi come introito fisso i 20-25 mila euro al mese, peserebbe sicuramente meno, non vedrei così tanto oneroso lo spendere anche 3.550 euro da un parrucchiere. Ora, io non sono una parrucchiera, posso dire che quello di Chiara era un bel lavoro. Posso dire anche però che le tariffe di Federico Fashion Style sono abilmente gonfiate in seguito alla popolarità che ha avuto il suo programma televisivo. Personalmente non credo andrei da Federico, forse andrei magari a fare un video anch'io per vedere di guadagnarci il doppio, però non sono abituata a lavorare così, purtroppo, perché può essere molto lungimirante e redditizio, me ne rendo conto. Punto 2: tutte le persone che si sono sentite offese da questo contenuto, che aveva un pochino il
sapore, devo ammettere, della ciao poveri. Io devo dire che sta un po' al tatto delle persone scegliere di caricare o meno contenuti di questo tipo. Ripeto, vista nell'ottica dell'investimento per il canale e vista anche l'ammortizzazione di quella spesa che Chiara avrà avuto, mi sembra un po' un ragionamento superficiale di chi probabilmente non conosce certe dinamiche di YouTube. Questo, oltre a essere stato un video che sicuramente Chiara prevedeva avrebbe fatto il giro di YouTube Italia, così come lo dimostrano le visualizzazioni attuali, è stato anche un video, l'ennesimo video altamente provocatorio, che Chiara ha studiato bene a tavolino per far parlare di sé. Far parlare di sé, rimanere sempre sull'onda, sempre al pezzo, con pettegolezzi, facendo anche cose criticabili, perché purtroppo, per fortuna, mi sono resa conto già da tempo, ma penso anche voi, che stare nella mediocrità, tra virgolette, quindi offrendo contenuti giusti, sereni, pacati, non porta davvero a crescere. A YouTube Italia piace il trend, piace anche a noi, l'abbiamo cliccato tutti quel video, non facciamo gli ipocriti. Per concludere, i soldi spesi da una persona sono sicuramente relativi ai guadagni. Non ho visto quel video come una persona che porta una telecamera dal parrucchiere, ma un video studiato a tavolino per generare visualizzazioni e far parlare di sé, e questo non è un reato. Una cifra folle, perché effettivamente a mio avviso è folle, anche se fossi la figlia illegittima di Berlusconi, non so se spenderei 4.000 euro da un parrucchiere, sicuramente comprerei un gattile per come sono fatta io, ma quello va anche a gusti, ad abitudini personali, diciamocelo, ed è sicuramente però un investimento fatto in termini di crescita, visibilità e polemica, perché no, del canale. Un'ultima cosa, ho trovato un po' ipocrita vedere le persone che seguono Chiara da una vita, quindi che hanno ben presente il suo stile di vita, criticarla per questa spesa, senza rendersi conto che magari Chiara o altre ragazze di questa levatura economica ottenuta grazie a un social media che è YouTube spendono magari ogni 2 mesi la stessa cifra in trattamenti estetici di vario tipo. L'avete capito il mio ragionamento? Cioè, io non posso criticare una persona perché spende 3.500 euro da un parrucchiere se il mese prima magari ne ha spesi 4.500 in trattamenti estetici vari. Un'altra cosa che poi mi fa un po' sorridere è che ci siamo tutti indignati per questo video prova, video testo con voi Federico Fashion Style fatto unicamente per YouTube, e nessuno si è scandalizzato nel vedere 100.000 euro di borse lì appiccicate, comprate tutte nello stesso anno. L'ho trovato un po' discordante come concetto. A parte questo, sono contenta di aver potuto dire la mia, questa era la mia personalissima analisi. Lascio a voi i vari pensieri anche qua sotto questo video, che è arrivato un po' in ritardo. Spero comunque di avervi fatto un tocco di compagnia, come al solito noi ci vediamo alla prossima, e il mio augurio è sempre lo stesso: cercate di starmi bene e scegliete un parrucchiere che non vi costi 3.500 euro.